attualmente le nostre università sono assolutamente non adeguate al nostro sistema produttivo, cioè non offrono quelle opportunità che ci sono in altre università europee e mondiali, in quel caso soprattutto quelle Stati Uniti e Russia. Questo paese ha sempre il vizio di gettare addosso alla politica ogni tipo di problematica, dimenticandosi che classe dirigente è l'insieme della comunità. Abbiamo avuto delle persone straordinarie, come nel nostro caso Zanussi, Savio, eccetera, che assieme ai politici hanno immaginato gli istituti scolastici. Adesso a me sembra che molte persone al di fuori della politica abbiano abdicato, forse per non fiducia nella politica, però abbiano abdicato anche un ruolo nella società molto molto forte. A Padova è questa cosa? Oggi è difficile che l'impresa riesca a proporsi come strumento per l'educazione e la formazione. Si possono cercare tutta una serie di incroci, ci sono stage, eccetera, eccetera, ma servono, a modo di vedere, culture che hanno un respiro lungo. Non è che posso, le cose cambiano con una velocità drammatica, velocissima, non posso pensare di formare una persona su un singolo segmento produttivo, devo formargli la testa perché si adatti alla continua trasformazione. Da questo punto di vista piccola impresa non ha moltissimo da dire. È anche vero che occorre dare degli strumenti di respiro lungo, perché non lo so, voglio dire, se avessimo un linotipista adesso, cosa ce ne facciamo con il linotipista? Eppure vent'anni fa c'era il notaio. Se avessimo tutta una serie di figure che richiedevano una specializzazione estrema, oggi hanno perso di significato. Cosa rimane come componente fondamentale della formazione? Le grandi conoscenze che sono culturali, che sono di natura matematica, di natura fisica, di natura scientifica o di natura umanistica. Lì dobbiamo, secondo me, puntare, perché sono queste le figure che alla fine sono in grado di adattarsi e di seguire il progresso velocissimo del corso. Si sta parlando adesso finalmente di criteri di merito anche per l'università, non per gli studenti evidentemente, ma per l'università come istituzione. Mentre c'è stato un periodo lungo in cui le università nascevano, magari soprattutto in qualche altra parte del paese, c'è la necessità di creare posti di lavoro e di assumere persone, quindi si faceva l'università, si facevano i corsi indipendentemente dal numero degli studenti, e ci sono state anche delle mostruosità da questo punto di vista amministrativo-burocratico. Adesso, se si fa una riforma, poi anche per la questione della crisi economica, quindi delle risorse che ci sono, bisogna fare i conti con quelle, che finalmente mette l'università in competizione positiva, ossia quelle che danno più qualità, quelle danno più possibilità poi allo studente che si è laureato di entrare nel mondo del lavoro anziché di starsene a casa. Se si fa una riforma in questo senso, quindi che va sul merito dell'università, sarà più facile che l'università si leghi al tessuto produttivo, a quel punto sarà molto più facile anche per il tessuto produttivo entrare nell'università, perché ha un interesse diretto che l'università funzioni. Ma secondo me ci stiamo andando in questa direzione, perché adesso, ripeto, forse anche per questioni necessitate dalla crisi economica e quindi da meno risorse, l'università sta evolvendo positivamente, si sta aprendo, stanno cambiando le cose anche lì, che forse quello era uno degli ambienti più chiusi entro certi schemi molto rigidi, invece adesso finalmente si sta aprendo.